Buongiorno, oggi plum cake, delizia alle mele. Allora, 3 mele, 2 limoni grattugiati e anche il succo, 100 ml di latte, 3 uova, 3 noci, 3 griglie, 40 g di zucchero fruttosio, io ho usato il fruttosio, questi sono 200 g di farina di riso, 60 g di fecola di patate e 65 ml di olio extravergine più una bustina di lievito per dolci. Allora, per prima cosa affettiamo le mele e insieme al limone e un po' di cannella le lasciamo macerare. Ok, le 3 mele, mettete il succo di limone, un po' di cannella e i due limoni, le bucce grattugiate, lasciamo macerare per 20 minuti. A queste adesso aggiungiamo tutti gli altri ingredienti. Quindi, per prima cosa aggiungeremo le 3 uova. Allora, ho aggiunto le 3 uova, poi ho aggiunto anche già il fruttosio. Adesso facciamo che aggiungere la fecola di patate e non c'è bisogno né di usare il mixer né niente. Fecola di patate, la farina le ho già setacciate, ovviamente. Girate ancora un po'. Poco per volta aggiungeremo la farina di riso, i duetti, andiamo a incorporare un po' per volta. Ok, procediamo così. Poi metteremo l'olio. Perfetto. Le noci. 3 noci. Le noci sono 3. E poi adesso il lievito lo andiamo a sciogliere con il latte. Perfetto, ho messo la bustina di lievito. Mettiamo il latte. Amalgamiamo bene bene. Intanto accendete il forno a 180 gradi. Bene, impasto per il plum cake oleato e infarinato. Scusatemi, stampo per plum cake oleato e infarinato. L'impasto deve avere questa consistenza qui. Ok, versiamo nello stampo. Perfetto, 180 gradi, 20 minuti, forno ventilato, forno statico, 190 gradi, 20 minuti o 180-30. Ecco qua, dopo 20 minuti, 180 gradi, il nostro plum cake delizia mele e noci è pronto. Eccolo qua, la fettina, vedete, è morbidissimo, è tutto pieno di mele. Ok? Alla prossima e buona degustazione a tutti.